Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eccellenza del benedissimo Monsignor Francesco Giorgio, delegato della Basilica Papale di Sant'Antonio Santo. Siamo ben lieti di darvi il nostro più cordiale e fraterno benvenuto, unitamente all'espressione del nostro più sincero ringraziamento per aver accolto questo invito. Tanti Cosme e Damiano, come ella stessa potrà considerare, sono vivi nella devozione di migliaia di pellegrini che nel corso dell'intero anno, e soprattutto in questi giorni, accolgono nel nostro santuario che il Santo Padre Giovanni Paolo II, oltre 10 anni o solo, vuole elevare alla dignità di Basilica Maggiore. Eccellenza, il suo incarico di delegato papale presso una delle più prestigiose basiliche e santuari d'Italia, come quella di Padova, rende oggi ancora più stretto il legame tra questa storica chiesa di Alto Rovello con la sede di Roma. Vostra Eccellenza vorrà esprimere al Santo Padre e alla Curia Romana la nostra più sincera devozione e fedeltà a quel luminoso magistero che ogni giorno il Papa ci offre dalla cattedra di Chiesa. Con questi sentimenti, Eccellenza, rinnoviamo il nostro fraterno affetto maturato nel corso di questi anni attraverso l'amicizia che la lega alle suore oblate di Nazaret e le assicuriamo allo stesso tempo speciale ricordo nella preghiera. Grazie Don Giovanni per queste parole sentite di benvenuto. Io vorrei salutare innanzitutto il vescovo di questa chiesa locale, Sua Eccellenza Monsignor Padovano, per avere un ricordo affettuoso per un arcivescovo che fu mio grande amico. Chi è? Monsignor Ruppi. Oggi avrebbe celebrato il suo onomastico, è una bellissima figura di cui voi il popolo di Albervello potete essere fieri. Era una bella figura di vescovo, tra l'altro ha vissuto tutto per gli altri. Un saluto al caro vecchio amico Don Giovanni, ci conosciamo da tanti anni, da oltre 20 anni. Ho accettato volentieri di venire qui perché non ero mai stato ad Alberobello, sentivo parlare di San Cosme e Damiano dei Trulli, ma poi non potevo dire di no, perché Don Giovanni è stato abilissimo a farmi avere l'invito tramite un'alta personalità del Vaticano, che è di questa terra, Don Giuseppe. Don Giuseppe La Pessa, che è un monsignore, perché è ancora giovane, non è vescovo perché è giovane, ma un avvenire sicuramente in cui riceverà degli incarichi importanti, è un diplomatico. E come diplomatico mi ha messo l'invito in maniera tale che io non potessi dire di no. Ed ecco perché sono mezza qui. Saluto il viceparroco Don Antonio. Poi qui abbiamo un cappuccino, io sono un cappuccino, che viene dalla Calabria con un gruppo di 60 bravi calabresi di Cosenza. Poi abbiamo Don Francesco, vecchio amico anche lui, che è un cappellano tra l'altro della polizia. E poi abbiamo qui un segretario, vorrei dire, molto efficiente, che è nato da queste parti. A Mesagne, è un grande intellettuale. E poi sono voi, i vostri trulli, ma soprattutto questo bellissimo santuario, San Cosme e Damiano. Presentiamoci al Signore, chiedendo perdono di quelle piccole cose che succedono tutti i giorni, no?
per le piccole cose, per le piccole miserie. E diciamo, confesso Cosmo italiano, la grazia di comunicare la passione di Cristo
viene in aiuto alla nostra cecità. E come essi non esitarono a morire per te, concedi anche a noi di vivere da forti la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, vedi e vive e regna con te in unità con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto. Io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno. Perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito. Parola di Dio. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Grande cosa ha fatto il Signore. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Grande cosa ha fatto il Signore. Il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiamo!» Egli gettò via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Parola del Signore. Senza i ricordi non si può vivere. Se non ricordassimo, dovremmo incominciare ad imparare tutto ciò che in un'intera vita abbiamo imparato. Voi conoscete assai meglio di me la vita di San Cosme Damiano, perché siete devoti, vero o no? Volete bene a San Cosme Damiano? Lo pregate, vi pregate. E sentite vicini, vi correte a loro quando avete bisogno. Bene, conoscete la vita, ma io voglio ricordare alcune cose brevemente. Due gemelli, che pare che avessero anche altri tre fratelli, vengono dall'Oriente, dalla lontana Siria. Sono medici, hanno deciso di svolgere un'attività gratuitamente. Visitavano, curavano gratuitamente. La loro vita si confonde tra la storia e la leggenda. Ma anche la leggenda ha un soccolo duro di storia, di verità. Si racconta che una povera vecchietta fu guarita da San Damiano. E insistete, come sono le brave donne del meridione, a in qualche maniera, come dite voi, a disobbligarsi, dite così, no? Disobbligarsi, bella questa parola, cioè che si passi a togliere l'obbligo del dono che abbiamo ricevuto, e regalò a questo santo tre uova. Lui, per non far venire male che la povera chita, gli accettò. Il fratello, l'altro santo, disse: io non voglio essere seppellito accanto a te, perché hai preso tre uova, non hai fatto le cose gratuitamente. Beh, la leggenda che lo racconta, ma c'è un fondo di verità, cioè il fatto che questi hanno speso la vita sola, hanno subito tutti i tormenti possibili e immaginabili, buttati nel mare, frustrati, alla fine stando la data più attendibile nel 287, durante la persecuzione di un imperatore feroce e opprezzato, tagliarono la testa. Io non so se un filosofo francese, Pascal, nel 1600, si riferisse a questi due santi, ma certamente anche a loro, e disse: io credo, questo filosofo, io credo solo nelle storie in cui i protagonisti, i testimoni, si sono lasciati sgozzare. Sono vere solo quelle storie lì, in cui i testimoni hanno pagato ciò che dicono, ciò che narrano, con la povertà. Si sono lasciati sgozzare in Cristo. La devozione verso questi due medici fu immediata, subito dopo la morte. E un altro santo quasi contemporaneo, francese di Tura, San Gregorio, dice che chi andava sul loro sepolcro guariva. Inoltre racconta questo santo che i santi medici appaiono in sogno e indicano la ricetta da seguire. Abbiamo una Bibbia in istante. La Bibbia è formata da 73 piccoli libri e prendo uno che è scritto da un saggio dell'antichità chiamato Siracide. Al capitolo 38, da una bella, sono io, da una bella esortazione, e dice: onorate i medici, e se qui ci sono i medici io li voglio onorare. E dice questo saggio: perché Dio li ha creati
e gli altri atti per la salvezza, per la salute degli altri, proviamo invece. E ma poi, e questo è facile, ma poi c'è un'altra raccomandazione di questo saggio che dice sì, ora ai medici, sì, ricorre ai medici, ma devi praticare la giustizia e purificarti dall'egoismo. Allora noi possiamo ottenere da santi medici, Cosme e Damiano, le grazie che vogliamo a una condizione: di diventare più buoni, di meritare un pochino le grazie che imploriamo. E questo è una piccola finestra aperta su questi vostri santi che onorate qui da secoli. Ma mentre vengo qui da Roma, due domande mi hanno tormentato. Che relazione c'è tra noi che siamo qui? Non le chiedo il vostro nome, mi chiamo una sola. Lei come si chiama? Giovanna, un altro di qui. Maria, ecco, tante volte vi chiedo il nome di tutti voi, che non si chiamano gli abitanti davvero qui, che non so. Alvaro Belli? Bellissima, più bello Alvaro Belli, sei belli. Che rapporto c'è tra noi che siamo qui oggi e San Cosmo e Damiano? Io ho trovato una spiegazione, ve la posso dire? La posso raccontare? Però voglio raccontare una storia lontana, una storia che è stata scritta all'incirca Gesù era nato, da un autore che è morto 17 anni dopo che è nato Gesù. Si chiama Tito Livio, è un autore latino che ha scritto la storia di Roma a Cupe Comita e ha raccontato del primo sciopero della storia. Questo primo sciopero della storia risale a 509 prima di Cristo. I poveri. Allora non si chiamavano poveri, si chiamavano plebei, ma la sostanza è la stessa. Non venivano pagati. Non so, un po' come a Taranto, e noi in questo momento ci uniamo per le famiglie che sono in stato di precarietà, ti diciamo che li vogliamo bene, li vogliamo dal Signore una grazia per loro e che tutto si risolva in modo migliore. Questi poveri ci fanno sciopero, si paralizzano la città di Roma, si ritirarono sul Monte Sacro. Il Senato, i senatori, i patrizi, i ricchi, videro che metteva male, che si firmava tutta l'attività, mandarono un ambasciatore chiamato Menenio Guido, il quale raccontò questa storia. Dice, ecco, le mani, la bocca, i piedi, tutte le parti del corpo ce l'hanno, sono arrabbiate con lo stomaco, perché i piedi vanno a cercare il cibo, le mani lo portano alla bocca, la bocca mastica, tutto questo lavoro per lo stomaco. Noi dicono le mani prima del corpo, non facciamo più questo. Allora i piedi si fermarono, le mani pure, la bocca non si aprì, i denti non masticarono. Che è successo? Che il corpo deteriorò, pelle e ossa. E allora spiegò questo Menenio Agrippa, guardate che nel corpo umano c'è un'armonia. Il corpo umano si impressiona per la molteplicità delle membra, 20 dita, 10 ai piedi, 10 alle mani, 2 orecchie, un naso, 2 occhi, un po' spenti come i miei, però c'è un'armonia, una è la vita. Io non so se San Paolo, che può essere stato più o meno contemporaneo di questo scrittore e della storia di Roma, a Tito Livio, San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 12, nella lettera romana, al capitolo 10, raffigura la Chiesa e i cristiani al corpo. E dice, siamo tanti, ma siamo un solo corpo. Allora rispondo alla prima domanda, che c'entriamo tra noi? Che c'è? Che rapporto c'è tra noi e i santi? E tra noi i nostri defunti? Che rapporto
c'è un rapporto di vitalità. È un solo corpo. I santi sono una parte di noi. I nostri defunti sono una parte di noi. E come si fa a non pensare ai nostri defunti? Non pensare a mia mamma, alla mia dolcissima mamma, a mio papà, agli amici, come se fanno i nostri cari amici, lasciando un vuoto, un'ombra oscura sul mio cammino. Ma sono parte di noi. Abbiamo un rapporto. Non siamo come i vagani che invocano cose di magico, invocano persone che non esistono. Giove, Minerva, Mercurio, non esistono. Ma Gesù Cristo esiste. Ma i santi esistono. Quindi c'è un rapporto di amicizia, di familiarità. Ma qual era la funzione dei santi? Questo è il rapporto tra noi e i santi, tra noi e San Cosimo e Damiano. Ma qual è la funzione? Che nessuno ha questi due santi come insieme tutti gli altri? Mi piace San Francesco. E sì. E Sant'Antonio? E Santa Rita? E poi? E Santa Benedetta Morla. Io in piazza San Pietro ero presente quella domenica, il Papa Giovanni Paolo II stanco ha dichiarato santa questa mamma. Presente il marito, ma capite? Presente il marito e la bambina che è nata quando lei è partorita in morte. È cambiata di santo. Che funzioni hanno? Di esempio. Sant'Agostino, leggendo la vita dei martiri come questi due, sapete che disse? Ma se questi santi, se queste santi sono riusciti ad essere uomini, perché non posso essere anch'io? Chi di voi dice che non può essere uomini? Chi di voi? Tutti possiamo essere uomini. E se voi si deve essere santi? Il Concilio ci ha ricordato in un documento bellissimo chiamato Interventi Tecnici Lumen Gentium numero 40. Tutte le persone non sono chiamate alla santità. Non sono chiamate alla santità soltanto le brave, oblate di altri da cui un Dio e Dio saluto sono delle bravissime cuore, ma mica solo loro, anche noi, non solo io vescovo, ma anche noi. I santi hanno questo compito di proporsi come esempi, oltre che protettori. Un filosofo danese, poco conosciuto da giovani del nostro tempo, un nome anche difficile, Kierkegaard, diceva: non serve sapere se Dio esiste, non ci interessa sapere se Dio esiste, ci interessa sapere che Dio ci ama. Perché se non mi ama, che mi importa giovane l'Olimpo, se non mi ama, se non si prende cura di me. E Santa Teresa di Gesù nella sua fotografia dice: Dio ha cura di ciascuno di noi come se fosse figlio unico. E Paolo VI, il mondo di oggi, diceva questo grande Papa, non ha bisogno di maestri. Io sono stato un vecchio professore di filosofia, ma una volta in pensione qualche studente che mi viene a trovare con i figli, che conto, i maestri non servono i testimoni come San Cosimo e Damiano, quelli che hanno testimoniato con la vita. E cosa hanno testimoniato? Diciamo l'amore di Cristo, sì è vero, ma in realtà loro hanno testimoniato una sola convinzione. Loro hanno capito, attento, eterno, hanno capito che i congenti santi, che non serve, non conta amare Dio. Don Giovanni non ha detto mica uno sproposito, non conta amare Dio, non ci riusciremo mai, siamo troppo piccoli. Sapete che conta? Scoprire che Dio ci ama. Allora, il messaggio di questa festa di San Cosimo e Damiano del 2012
piaccia questo messaggio. Quello che conta nella vita è scoprire che Dio ci ama. Poi il resto viene da sé. E qual è il nostro compito di cristiani? Solo testimoniare, ma infatti in altri, che Dio ci ama. Un altro filosofo, perché era un strano, è molto strano, Nietzsche, diceva ai cristiani: smettete di leggere la Bibbia, non serve, dovete testimoniare la Bibbia. Ciascuno di voi lesse la Bibbia per un altro, ma nella nostra Bibbia cosa ci deve essere scritto nella nostra vita? Solo questo. Io, dopo tutto, dopo l'increspazio del mare, dopo le intempeste, dopo le disgrazie, dopo il vuoto che continuamente si attacca intorno a me, perché prima con i miei genitori, e poi con gli altri parenti, con gli amici, e poi con un albero, tagliate le radici, tagliate i rami, le foglie, un tronco. Si è così un po' nella vita. Lo diceva quel poeta: ogni uomo sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Ma io, se so che Dio mi ama, non si fa mai sera. La testimonianza che dobbiamo dare che Dio ci ama. Cieco, di cui abbiamo letto la storia, che implora dal Signore la guarigione, la vista, e che prima cosa mette Gesù, ci aiuti a chiedere a San Cosimo e Damiano di essere nostri protettori e di aiutarci a testimoniare che Dio ci ama. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la Chiesa. Essa è chiamata ad operare in un mondo dove abbonda la cecità dell'anima e l'indifferenza religiosa. Sappia portare a tutti la luce del Vangelo e indicare la strada aperta da Cristo. Preghiamo. Per le nostre comunità che hanno ricevuto la grazia della luce divina, perché tutti noi sappiamo tenere accesa nel nostro ambiente la lampada della fede. Preghiamo. I giovani sono il futuro, la vita della missione. Fa, o Signore, che numerosi rispondano all'appello interiore dello Spirito per essere annunciatori di fede del mondo intero. Ti preghiamo. Suscita, Signore, in tutta Italia, tanto ricca di religiosità, ma segnata da contraddizioni e violenze, apostoli che percorrano i sentieri delle varie regioni testimoniando l'accoglienza, l'amore dell'unico Dio e la pace. Ti preghiamo. E io voglio pregare per Don Giovanni, per Don Antonio, per il padre passionista che ha predicato, per il padre sacramentino che gli hanno regalato questo momento di bellezza. È un momento di bellezza, è un momento bello. Il Signore li benedica e protegga. Preghiamo. O Signore, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa possiamo sperare i beni che tu ci hai promesso per Cristo nostro Signore. Amen. Amore, Signore, avanti una via.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre Santo, i doni che noi ti offriamo della festa dei Santi Marti, Cosma e Damiano, che hanno versato il sangue per testimoniare l'amore verso di te. Concedi anche a noi di credere nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con noi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre con il luogo a te, Signore Padre Santo, e celebrare le meraviglie da te compiute nei santi martiri di Cosmo e Damiano. Prima di fondare l'universo per la tua gloria, tu li predestinavi a manifestare agli uomini l'amore che hai per loro, il tuo amore di salvo. Su questi tuoi santi fondesti in tale misura lo Spirito Santo che essi riuscirono a superare la fragilità umana e ad affrontare con serena fortezza la morte per te. Uniti a questi tuoi servi e a tutte le creature del cielo, eleviamo a te, o Padre, unico Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno di lode perenne. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e il nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza contro il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa, Benedetto XVI, nostro Vescovo Domenico, l'Arcivescovo Francesco, che presiede questa Eucaristia, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili
a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, i gloriosi martiri Cosma e Damiano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Vogliamo provare oggi a dire in maniera un pochino diversa, pochino, in maniera diversa, con più devozione, con più passione, la preghiera che ci ha insegnato il Signore. Proviamoci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ed ora la preghiera per la pace nel mondo, nelle famiglie, nel cuore di ciascuno di noi. Signore Gesù Cristo, chiarito con gli Apostoli, lascio la pace. Vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, alla fede della tua Chiesa, e dovemi fare pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Signore scambiate un segno di pace.
Si chiama albero bello, cittadini come saranno? Non ho sentito, non ancora, quindi i cittadini di albero bello sono bellissimi. Però vorrei una riprova scientifica, vorrei sentire un signor Giuseppe La Testa che da queste parti di Covezzano, se sono veramente bellissimi da Milano. Ancora di più, parola del Vaticano. Ed ora la benedizione che io invoco su tutti voi presenti, su coloro che desideravano essere presenti e non hanno potuto. E poi invoco la benedizione su tutte le persone alle quali voi penserete in questo momento. Pensate se volete notare una benedizione nella festa di San Cosimo e Damiano. Il Signore sia con voi. Sia benedetto in nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nell'omelia ho ricordato che ero in Santi Cosimo e Damiano, poi ho detto che rapporto c'è tra noi e loro, siamo parte della stessa famiglia, dello stesso corpo. San Cosimo e Damiano, i nostri defunti, fanno parte di noi. Poi vi ho detto che missioni hanno verso di noi, di darci il buon esempio che c'è tra di loro, che hanno scoperto di amare Dio, che Dio ci ama. Ma non soprattutto questo, quindi ricordo questa festa e l'impegno di ciascuno di noi a capire che Dio ci ama. La messa è finita, andate in pace.